La FIAM ha le origini dal 1942, è un'azienda che la sua denominazione FIAM sta a significare Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio, e dal 1942 ha mantenuto questa denominazione. La FIAM dal 1942 ha sviluppato, è partita con lo sviluppo dei prodotti nell'ambito dell'avviamento, quindi batteria avviamento. Poi nell'arco degli anni ha sviluppato ulteriori business su fronti delle batterie industriali e sugli avvisatori acustici, sempre in ambito di automotive. Quindi attualmente la FIAM occupa 3.000 dipendenti e ha stabilimenti in giro per tutto il mondo. In America, a Westboro, in Georgia, in Europa abbiamo uno stabilimento ad Avezzano, a Veronella, in Repubblica Ceca, al Misano, India, e lo stabilimento in Cina di Wuhan, dove vengono prodotte le batterie stazionarie e batterie anche, diciamo, per l'avviamento. Le BU sono divise in BU automotive, BU batterie industriali, BU avvisatori acustici. All'interno delle batterie industriali c'è la divisione SSLA, che è la divisione delle batterie piccole ermetiche, che è praticamente l'ambito in cui io opero, e all'interno di questa, diciamo, manifestazione siamo a proporre. Queste batterie sono batterie con la tecnologia AGM, che ad acido assorbito, e fanno parte di una gamma completa nell'ambito delle batterie industriali. Questa manifestazione ci vede presenti in qualità di produttori di batterie ermetiche per l'applicazione in ambito di sicurezza. L'ambito di sicurezza, che è un settore ad oggi comunque molto importante per il nostro business, è un settore particolarmente esigente, in cui FIAM riesce a soddisfare attraverso una serie di caratteristiche. I punti di forza della FIAM sono un'organizzazione e una struttura organizzata nei minimi particolari, una presenza, una capillarità a livello nazionale molto molto importante attraverso una rete vendita presente su tutto il territorio nazionale. La qualità del prodotto che è legata a un continuo controllo e una continua attenzione ai processi di produzione. La qualità del prodotto in questo mercato è molto importante, e noi, grazie alla nostra attenta produzione e l'attento monitoraggio dei processi di produzione, riusciamo a garantire a questo mercato una qualità di livello molto molto alto. Quindi la batteria e i prodotti in questo mercato sono riconosciuti come prodotti di qualità e omogeneità, in quanto le batterie, visto che noi siamo produttori dalla A alla Z, in quanto nelle nostre aziende arrivano le materie prime ed escono i prodotti finiti, quindi viene fatto tutto il ciclo di produzione, quindi noi siamo garanti di tutto il flusso produttivo della batteria. Questo ci permette di essere forti in un mercato in cui la concorrenza è molto molto elevata, e noi, dando la garanzia del prodotto legata ad un brand molto importante, riusciamo ad avere in ambito nazionale una presenza e una quota di mercato molto molto importante. FIAM è comunque un'azienda certificata a livello internazionale e ha tutte le certificazioni a livello di qualità, di controllo di qualità, di ISO e delle varie normative a livello internazionale. Quindi noi lavoriamo in tutti i nostri plant, quindi dalla plant dell'avviamento al plant delle batterie industriali al plant degli avvisatori acustici, attraverso dei criteri di qualità legati alle normative ISO. Quindi tutti i nostri prodotti sono certificati, l'azienda è certificata ISO.
La FIA, per quanto riguarda il futuro, è parte molto attiva, in quanto ci sono dei progetti importanti in ottica futura su vari settori. Il primo settore è la FIAN Solar, praticamente è una realtà in cui in questa fase, diciamo, del mercato, il fotovoltaico, le energie rinnovabili e quant'altro hanno fatto sì che FIAN sviluppasse un progetto chiamato FIAN Solar, appunto, per poter proporre un pacchetto completo a livello di attività e di applicazione, dai pannelli solari alle batterie per l'energy storage, quindi praticamente l'immagazzinamento dell'energia. Questo è un progetto che va pari pari, un progetto nuovo che va pari pari con un altro progetto nuovo che sono le batterie al sale. Le batterie al sale, che sono una tecnologia nuova, che in ottica futura sono batterie su cui FIAN sta investendo molte risorse e energie, in quanto sono batterie con tecnologie nuove che si prestano sia all'ambito automotive, mobility, quindi diciamo la trazione vera e propria, e anche alle energie e praticamente a livello di backup e di energia, di energy storage, anche in ambito di TLG e di UPS. Quindi questi sono i due grossi progetti che FIAN sta portando avanti in ottica futura.